Grazie, è un onore in maniera non retorica ovviamente essere qui oggi a parlare con Ferdinando Imposimato, che diciamo ne ha viste tante nella storia della Repubblica e ha ricoperto numerosi ruoli. Adesso eviterei di ricordarli tutti, insomma è stato il suo mestiere fondamentale è stato giudice istruttore a Roma, si è occupato dei più importanti casi diciamo che hanno colpito il nostro paese, oltre il caso Moro che tratteremo oggi, anche appunto l'attentato al Papa, le stragi, ma anche inchieste sulla mafia eccetera, essendo colpito anche personalmente, perché ricordiamo appunto che il fratello è stato appunto ucciso dalle organizzazioni criminali come vendetta trasversale. Una carriera che poi è continuata al servizio delle istituzioni come senatore della Repubblica, senatore onorevole insomma in tre legislature, e poi insomma è andato avanti, adesso si definisce avvocato ma è presidente onorario della Suprema Corte di Cassazione, quindi insomma recentemente avevamo sentito anche che qualcuno voleva Presidente della Repubblica, ma insomma questo poi c'era qualcuno. Niente, stasera parliamo di un pezzo importante della nostra storia, che appunto è la tragica vicenda di 55 giorni del sequestro Moro, che portarono poi all'assassinio da parte delle Brigate Rosse del sequestro Moro. E leggendo appunto il libro, io sono un avido lettore di libri un po' dietrologici degli anni passati su queste vicende, ne ho tratto l'impressione di una verità sconvolgente rispetto a quella che fino a qualche anno fa insomma era la verità giudiziaria sicuramente, ma anche le diverse ricostruzioni che sono in circolazione da parte anche di esperti della commissione, delle varie commissioni che si sono alternate per cercare di capire un po' qualcosa di queste stragi. Quindi prima di addentrarci nella questione, io seguirei anche un pochino, cercherei, anche se ci sono un po' di ragazzi, di dare un po' un orizzonte generale. Prima di addentrarci nella questione della vicenda di 55 giorni, proverei un po' a ricostruire un pochino qual era la situazione, un po' il quadro internazionale, per cercare di capire essenzialmente che cos'era questa organizzazione Gladio, che poi in realtà è un po' il filo conduttore di molti libri di cui si parla in questi due giorni, che cos'era questa organizzazione, quali erano gli obiettivi, e poi vedremo di capire se questi obiettivi poi sono stati in parte travisati, ma insomma questo magari partirei di qui, a che cosa serviva questa organizzazione. Allora, buonasera a tutti e anzitutto io dirò delle cose alle quali io non volevo credere, nel senso che io ho impiegato 35 anni per credere queste cose. Perché 35 anni? Perché io mi sono occupato del caso Moro del 1978. Il 17 maggio del 1978, cioè 8 giorni dopo la uccisione di Aldo Moro. Già questa fu una prima anomalia, perché per legge il processo doveva venire al giudice istruttore, io ero giudice istruttore, il giorno della strage di Via Fani. La strage di Via Fani venne commessa il 16 marzo del 1978 alle ore 9 del mattino. Secondo il codice di procedura penale il processo doveva passare al giudice istruttore o il giorno stesso, massimo dopo 1, 2, 3 giorni. Invece che cosa accadde? Che questo processo venne prima bloccato nelle mani del pubblico ministero, io non me ne sono accorto all'epoca, e poi venne avocato dal procuratore generale e tutta l'indagine venne bloccata. Chi si occupò di questa vicenda fu un ufficio particolare, e poi rispondo alla domanda che su Gladio mi pare che ha detto, un ufficio particolare che era l'Ucigos, che venne creato dal ministro dell'interno Francesco Cossiga. Era un ufficio anomalo perché
svolgeva le indagini al posto della Digos, al posto del pubblico ministero, al posto della polizia giudiziaria. Loro facevano delle, però di quello che loro facevano il magistrato non sapeva nulla. Che cosa era successo? Che il giorno stesso della morte di Aldo Moro, del sequestro di Aldo Moro, il presidente del Consiglio Giulio Andreotti e il ministro dell'Interno crearono un comitato di crisi che si chiamava comitato di crisi, che era formato da esponenti della loggia massonica Propaganda 2, che poi c'entra con Gladio. C'era Giuseppe Santovito, che era un massone della P2 di Gelli, poi c'era Musumeci, che era un altro massone, c'era Maletti, che era un altro massone, e c'erano altri massoni dei servizi segreti. Ora, questo gruppo di persone facevano parte di un'altra struttura, che era Gladio. Che cos'era Gladio? Gladio era un apparato segreto all'interno dei servizi segreti che agiva alle dipendenze di alcuni uomini e agiva alle dipendenze della CIA. E la sua base principale era in Sardegna, Capo Marraggio. Addirittura questa base venne acquistata dalla CIA, con i soldi della CIA, e aveva la sua sede dove? In Italia. In Italia ce l'aveva in via Sicilia, accanto ai servizi segreti italiani, accanto a una loggia massonica Propaganda 2 che faceva capo a Gelli, tutto in via Sicilia, accanto a un ufficio del SID e accanto ad altre logge segrete che erano tutte situate in... Questo però non sta scritto nel libro, ma è nell'altro libro. Quindi in via Sicilia, dove era via Sicilia? Sta a 10 metri dall'ambasciata americana. Quindi si esce da via Sicilia e si trova di fronte all'ambasciata americana. Perché? Perché il capo di Gladio, che era all'epoca Santovito, però è arrivato quando abbiamo fatto, prima c'era De Lorenzo, andavano a rendere conto di quello che facevano all'ambasciatore americano, che era una specie di capo del governo americano in Italia e che era quello che manovrava i servizi segreti, forniva l'esplosivo, non lui, attraverso la NATO, per fare le stragi. Perché prima di parlare del caso Moro, dobbiamo ricordare che una delle stragi più importanti è stata la strage di Piazza Fontana del 12 dicembre 1969. In questo c'entra pure il Gladio. Il Gladio era un'organizzazione di cui facevano parte esponenti di servizi segreti italiani e americani che si servivano di chi? Di chi si servivano? Di esponenti di Ordine Nuovo e di mafiosi per fare le stragi. Cioè loro le stragi le affidavano a loro e infatti in via Sicilia che cosa c'era? C'era un ufficio di Ordine Nuovo. Che ricordiamo magari per i più giovani era l'organizzazione di estrema destra. Allora Ordine Nuovo era un'organizzazione eversiva che venne accusata di aver partecipato alla strage di Piazza Fontana attraverso due esponenti di Ordine Nuovo, uno che si chiamava Franco Freda e l'altro che si chiamava Gianni Ventura. L'altro partecipante a questa organizzazione era un agente di servizi segreti, si chiamava Guido Giannettini. Allora, questi uomini di Ordine Nuovo hanno partecipato, secondo me, ma secondo anche quello che sta avvenendo fuori negli ultimi tempi, a diverse stragi, fino alla strage di Via D'Amelio. E perché lo facevano? Lo facevano per conto e per incarico di un governo mondiale invisibile, come risulta da un documento trovato da me
allegato alla requisitoria degli Sandrini, di cui faceva parte Bilderberg, purtroppo. La questione è complicata, non è che si può spiegare. Poi quelle domande sarebbero 4-8. Comunque questa organizzazione, Gladio, faceva le stragi. Dice no, ma quella... Tenga presente che di questa organizzazione si sono occupate delle commissioni, commissione stragi, che era guidata da Libero Gualtieri. Libero Gualtieri disse che questa era un'organizzazione eversiva illegittima, l'ha affermata, perché alcuni capi di Gladio sono stati assolti perché c'erano dei magistrati che erano collusi, capito? Tanto è vero che Freda, Ventura e Giannettini, che erano stati giustamente accusati della strage di Piazza Fontana, che è successo? Furono condannati all'ergastolo. Poi arrivarono in appello, arrivarono in Cassazione, la Cassazione, presidente Carnevale, che qualcuno voi già avrà sentito parlare, assolse tutti, perché Gladio era potentissimo, arrivava dappertutto. Quindi Gladio è un'organizzazione che è entrata in tutte le stragi commesse in Italia e che forniva esplosivi a quelli che facevano le stragi, che erano esponenti di Ordine Nuovo e mafiosi. Anche la strage di Cavace e di Via D'Amelio, anche queste due stragi sono state opere. Per capire, ovviamente Gladio non nasce ufficialmente, anche se era un'organizzazione segreta, per questi motivi. Gladio nasce ufficialmente, è giusto, professor Greco, ufficialmente, innanzitutto ufficialmente non hanno mai detto che esiste. Quando l'hanno detto? L'hanno detto nel 1990, quando molte persone avevano parlato di questa struttura segreta, ma quella esisteva già dal 1951, quindi dal 1951 fino al 1990 non hanno mai parlato di questa struttura segreta. Quando molti magistrati sono arrivati alla prova che esisteva un'organizzazione segreta che era formata da terroristi neri, di Ordine Nuovo, di Avanguardia Nazionale, mafiosi e politici, perché questa Gladio era manovrata da politici. Chi erano i capi politici di Gladio? Glielo chiedo io a lei, lei lo sa? L'ho letto nel libro. E chi erano? No, non me lo dica lei così. Erano Giulio Andreotti e Francesco Cossiga, cioè, in Italia. Siccome uno è diventato anche Presidente della Repubblica, è ufficiale, poi l'ho scritto pure nel libro, quindi non c'è problema. No, Cossiga rivendicava la sua appartenenza. Lui vantava, però disse, ecco, lei ha fatto una domanda, ufficialmente a che serviva Gladio? Ufficialmente, dissero Cossiga e Andreotti, doveva servire a difendere l'Italia dall'invasione dell'Unione Sovietica, che è una palla colossale. Figuratevi un po' se ci invadeva l'Unione Sovietica con 4 persone. Questa era la ragione apparente. La verità è che loro dovevano fare le stragi in Italia, dovevano condizionare la nostra politica. Tornando, esiste questa organizzazione, poi tra l'altro organizzazioni simili esistevano in altri paesi, ma non hanno fatto tutto quello che hanno fatto in Italia, ma insomma questo... Sempre con questo scopo, questa organizzazione a un certo punto viene deviata, utilizza questa manovalanza che sono appunto terroristi neri e mafia, a un certo punto viene deviata ed è un po', arriviamo alla questione del... Ecco, la verità giudiziaria fino a prima di questo libro, fino a prima del libro del 2008 anche che lei ha scritto, qual era? Quella a cui lei poi la raggiunto? La verità giudiziaria... era che c'erano i terroristi neri da una parte, i terroristi rossi, le brigate rosse, e poi c'era lo Stato che combatteva contro l'uno e contro l'altro. Non era così. Una parte dello Stato si serviva dei terroristi neri e dei terroristi rossi per fare le stragi. Per che cosa? Per proprie ambizioni personali di uomini politici. Questo l'ho visto nel caso Moro. Sì, infatti adesso magari... Perché poi ho capito tutte le cose, mentre
non quando ho fatto l'istruttoria 35 anni fa, quando ho rinviato a giudizio 50 brigatisti rossi, perché intendiamoci bene, le brigate rosse avevano fatto la strage di Via Fani, certo, con un comando di 9 persone. Poi hanno rapito Moro e l'hanno portato in una prigione. Quella prigione l'ho scoperta io, però non doveva essere scoperta, perché lo Stato non ha mai fatto un rapporto in cui dice la prigione è qua. Mai. Io, 2 anni dopo l'uccisione di Moro, nel marzo del 1980, facendo le indagini su alcuni terroristi, tra cui Anna Laura Braghetti e Prospero Gallinari, ho scoperto che questa, che facevano parte del comando, questa casa di via Montalcini, numero 8, interno 1, era la prigione di Moro. E lo scrissi in una sentenza. Ma qui la cosa diventa strana. No, ma infatti... No, perché questa sentenza poi l'hanno fatta sparire. Ecco, io lei non ha mai capito. Visto che le sentenze che spariscono? No, ma infatti questo non ho capito, come è possibile che la sentenza sia sparita. Esatto, perché siccome io avevo detto una cosa che non dovevo dire per il potere, perché se si fosse conosciuta la prigione, i militari che stavano sotto quella prigione potevano dire io stavo sotto quella prigione di via Montalcini. E allora hanno preso la sentenza e l'hanno messa in un archivio super segreto che... sappiamo questo, ho scoperto poi qual era, che a Palazzo Giustiniani, sede della massoneria. E a un certo punto, avendo io deciso di scrivere dopo 30 anni un libro sulla vicenda Moro alla luce delle molte scoperte che avevo fatto dopo, sono andato presso la commissione Moro, dove pensavo che ci fosse la commissione Moro. Sì. E invece mancava la sentenza mia. Ma come io ho scritto la sentenza, qua non c'è. E allora... cerca a destra, cerca a sinistra, arrabbiatura a destra, arrabbiatura a sinistra. Lo potevo fare perché ero un ex senatore indipendente. Finalmente qualcuno mi disse: guarda che va a vedere in questo archivio super segreto che è il Palazzo Giustiniani, e trovai finalmente la sentenza. Ma non trovai gli interrogatori degli inquilini che avevo fatto io, gli inquilini di via Montalcini. Perché? Perché questi inquilini avevano già parlato con gli uomini della Gladio, e negli atti del processo che avevo io non avevo ricevuto questi verbali degli interrogatori, dei testimoni dell'edificio di via Montalcini dove c'era la prigione di Moro. Gli inquilini se ne erano accorti che c'erano i terroristi, capito? Quindi... Allora, cerchiamo adesso, perché la questione è molto ingarbugliata, di capire, di fare un passo ulteriore. La parte, diciamo, secondo me, incredibile, anche se poi ben documentata, del libro, che è appunto dei 55 giorni, è questa qui. Si scopre, c'è scritto in atti giudiziari, c'è scritto su tanta pubblicistica, che la prigione dove viene tenuto Moro è appunto in via Montalcini. Quello che però è assolutamente nuovo è che in via Montalcini, che fosse la prigione in via Montalcini, quando l'hanno scoperto le forze dell'ordine, intese in senso ampio? La scoperta della prigione di Moro in via Montalcini l'hanno fatta mentre Moro era detenuto lì, era tenuto prigione. Quindi durante i 55 giorni? Durante il sequestro. Ma questo l'ho scoperto 30 anni dopo, però. E come l'ha scoperto? L'ho scoperto perché? Perché quando io ho scritto un libro prima di questo, che si chiamava Doveva morire, io richiamai la mia sentenza e disse che sta sentenza era sparita. E disse: Moro è stato tenuto in via Montalcini dal 16 marzo al 9 maggio 1978, e il 9 maggio è stato ucciso lì, nel garage dell'edificio, ed è stato portato in via Caetani, dove ogni anno il Presidente della Repubblica e il Capo del Governo fanno finta di onorare la memoria di Moro, dimenticandosi però che Moro è stato tenuto prigioniero in via Montalcini, come dicono ormai 5 sentenze, tra cui la prima è stata la mia, e come dicono tutti i terroristi, e come dicono gli uomini di Gladio.
Adesso un paese civile, quando si sa che un uomo di Stato come Aldo Moro, boh, lasciamo stare che è democristiano, non è democristiano, persona per me, ha fatto la Costituzione repubblicana, è stato tenuto prigioniero in un posto e poi è stato ucciso, che si fa? Si mette una tasca. Una lapide perlomeno. Insomma. Qui è stato tenuto prigioniero Aldo Moro per 55 giorni e qui è stato ucciso. Niente. Io ho portato la targa 2 anni fa. Perché ho fatto una contro, io sono contrario a queste cose, però l'ho dovuto fare con alcuni coraggiosi uomini dello Stato, sono andato in via Montalcini a fare, però non siamo venuti ancora al cuore del problema, una contromanifestazione per ricordare allo Stato che lì è stato tenuto prigioniero e lì doveva essere ricordato, non in via Caetani, dove è stato portato. Quindi tramite il suo libro alcune persone vengono a sapere... Allora, quando io scrivo che il Moro è stato tenuto... Alcuni militari, che erano in buona fede, hanno detto, ma allora quando... E allora si sono ricordati che loro erano stati in via Montalcini per quasi tutto il tempo della prigionia. Il primo a chiamarmi è stato un brigadiere mandato da un colonnello della Guardia di Finanza. Questo brigadiere si chiama Giovanni Ladu. Questo è venuto là e mi ha detto, mi ha raccontato questo. Poi quando è venuto? Lui è venuto nel settembre 2008, quando io non ero più giudice. Questo è importante, certo. Perché io già mi ero dimesso dalla magistratura. Il colonnello gli ha detto... l'ha mandato lui ed altri due sottufficiali della finanza. Uno si chiamava Mario Paganini e un altro si chiamava D'Ortenzi. Allora mi ha portato la denuncia e io ho letto che questo diceva: io sono stato dal 20 aprile al 8 maggio sotto la prigione di Moro per fare gli appostamenti. Allora io sono rimasto sbalordito, dico, ma allora quindi lo Stato sapeva che Moro era prigioniero là. E perché non è intervenuto? Perché il 7 maggio abbiamo avuto l'ordine del Ministero dell'Interno di non intervenire. Non solo, ma questo mi ha detto anche un'altra cosa, dice, ma mi racconti un po', cose che lui aveva già scritte, dice, noi siamo andati addirittura, noi ed altri dei servizi segreti, agli ordini di Baletti, di Santo Vito e di Musumeci, siamo andati nell'appartamento sovrastante quello in cui era Moro, roba da far venire i brividi. Certo. E siamo rimasti in quell'appartamento dall'aprile, dalla metà di aprile fino al 7 maggio. Addirittura c'erano dei macchinari che servivano, c'erano degli strumenti che servivano a registrare quello che succedeva. Lui ha detto, abbiamo messo delle telecamere nei lampioni, abbiamo messo delle microspie, io non ci ho creduto, la verità. Ho detto questo sta dicendo un sacco di balle. Però credere o non credere, ho detto un accertamento lo voglio fare. Chi abitava in quel periodo? Siccome io li avevo già interrogati, allora ho richiamato alcuni inquilini, però in via privata li ho chiamati, perché io li avevo chiamati come giudice istruttore. Ho detto, scusate, ma chi abitava là? Perché loro avevano, c'era l'amministratore che sapeva tutto. Dice, là abitava una famiglia che a metà di aprile, essendo morosa, improvvisamente è scomparsa e al posto di quella famiglia sono entrate altre persone a noi sconosciute. Quindi c'era morosità per sfratto, queste a un certo punto spariscono dalla... Questa famiglia che era morosa, che doveva pagare degli stipendi, ovviamente si è vista pagare gli stipendi da altri e lì dentro sono entrati. Quindi quello che diceva cominciava a diventare vero. Possibile. Poi dopo di questo ci sono stati altri fatti. Quindi comunque ho detto, senti Giovanni Ladu, io a te non posso far niente, non sono giudice. Adesso io sono un giudice in pensione. Che devi fare? Devi andare dal procuratore della Repubblica di Novara e devi raccontare tutto. Quello ti prende a verbale. E così questo ha fatto, però lui ha detto, deve essere lei, no io non posso fare, comunque alla fine l'ho convinto che lui doveva andare lì perché io non potevo
fare delle, che cose? Doveva fare una perquisizione, esame testi, cose, cioè tutto quello che fanno i giudici istruttori, non lo potevo fare. E quindi è partita un'inchiesta a Novara. E lui è andato a parlare con il procuratore della Repubblica di Novara, Francesco Saluzzo. E questa inchiesta è in corso ancora oppure? Questa inchiesta è in corso o si è... Questa inchiesta è in corso perché Saluzzo ha sentito più volte. Io sono riuscito a venire in possesso delle dichiarazioni perché sono difensore della figlia di Aldo Moro, che si chiama Maria Fida Moro, quindi mi sono fatto dare le copie di atti, eccetera, eccetera, legittimamente, certo. Capito? Quindi, però, la cosa detta solo da questo bravo brigadiere coraggioso, io ho detto, scusa, ma perché ti sei ricordato dopo 30 anni? Perché? E lui ha detto, ma io non sapevo che là c'era, quando noi siamo andati via, io pensavo che Moro fosse stato portato in un'altra prigione, perché così ci avevano fatto capire che Moro era stato portato, si è parlato del ghetto ebraico, c'è. Si è parlato di un'ambasciata, si è parlato di addirittura Giuseppe De Luzzis dice che è stato portato ad Acqui Terme, sì. Ognuno sparava da una parte, l'altro diceva che è stato in via Gradoli. Via Gradoli, dove c'era l'altro covo che poi fu scoperto durante... Molti. Allora, alla fine questi non avevano questa certezza. Avendo letto la mia precedente indicazione del 2008, hanno detto, allora io ho deciso di parlare. E appresso a lui c'è stato pure qualche altro. E chi altro? Perché poi appunto ha avuto altri riscontri. Allora, quando sono andato a presentare il libro ad Amalfi nel 2009, agosto, 8 agosto 2009... A un certo punto si è avvicinato un signore, dice, scusi, pronto? Dice, io posso parlare con le... Prego. Ma vuole parlare davanti? No, dice, posso parlare anche davanti. Io avevo quattro persone accanto a me, che erano tre giornalisti miei amici, e c'era poi l'altro autore, che era Sandro Provvisionale. Ha detto, io sono un ex carabiniere, mi trovavo sotto la prigione di Aldo Moro, sono stato... portato lì da chi? Da Carlo Alberto dalla Chiesa, dovevamo fare l'irruzione, dico Martin Cibac, e arrivato al 7 maggio è arrivato l'ordine di abbandonare la postazione e questo ci ha fatto molto arrabbiare perché eravamo nove carabinieri dei GIS, gruppo intervento speciale, che dalla Chiesa aveva portato giù per fare un'irruzione nella prigione di Moro e liberare Moro. E sono due. Anche questo non ci ho voluto credere, perché ho detto due non bastano, perché la cosa è troppo grossa. Beh, certo. Dico certo, se cambia un po' la... No, se ero giudice avrei fatto subito gli accertamenti, ma ripeto, io ero... Poi c'è stato... Un terzo e poi un quarto pure. C'è stato un terzo di uno che dice io sono un ufficiale che appartengo all'organizzazione Gladio e lui mi spiega che faceva parte della Gladio G15 che era guidata da Francesco Cossiga. Allora io ho detto, io non posso ascoltare balle tutti, no, qua io voglio parlare con lei, eccetera, cioè, insomma questo... Mi aveva scritto però per via telematica. Allora ho detto, vabbè, io approfittando delle notizie che avevo avuto da Lado e da Cosia, questo Lado mi aveva detto che si chiamava, come nome in codice, Archimede. Allora ho detto, mo' incomincio a fargli delle domande, vediamo se questo non... E la prima, dopo una serie di domande, eccetera, dopo tre mesi di questo domande e risposte. Tramite posta elettronica, sì. Tre mesi. Poi ho cominciato ad aver paura nel senso che... Questa... E ha parlato di Dalla Chiesa. Ha detto Dalla Chiesa aveva trovato la prigione quattro giorni dopo la strage di Via Fani. Cioè il 20... Il 20 marzo. Lei ci crede? Detta così, si deve credere, anche se non ci crede, è così. No, ma... Bene, Dalla Chiesa aveva deciso di fare il blitz come
poteva fare, anzi lo poteva fare senza avvertire nemmeno, se non che ha raccontato questo ufficiale che si faceva chiamare Oscar Puddu, è arrivato l'ordine da due uomini politici che lui non doveva fare l'irruzione. E come gliel'hanno impedito? Eh? Come gliel'hanno impedito di fare l'irruzione? Ecco, dice che mentre questi uomini, questi quattro militari, Santo Vito, Musumeci, Gianadelio Maletti e un altro ufficiale stavano lì, sono arrivati due uomini politici che hanno chiamato dalla Chiesa. Chi sono questi due uomini politici? E saranno quelli di prima, però. Saranno, insomma, quei due là. Sì. Sono Andreotti e Cossiga. I quali, queste sono cose che sembrano cose dell'altro mondo. È tutto vero. Io mi affido alla vostra intelligenza, perché questa è la verità che io ho accertato dopo 35 anni. L'interrogatore, sono interrogato, dice c'è stato uno scontro feroce. Dice, scusa, ma perché dalla Chiesa si è fatto convincere? E no, perché Cossiga gli ha fatto credere che un'irruzione dei carabinieri nel covo dove era Aldo Moro avrebbe potuto portare alla morte di Aldo Moro. Questa era una scusa. Pensi che io durante i 55 giorni ho liberato 3 ostaggi con i carabinieri e nessuno di questi ostaggi è morto. E allora, quindi non gli hanno detto tu non lo puoi fare, gli hanno detto tu per il momento non lo puoi fare, perché se fai l'irruzione con i carabinieri le brigate rosse reagiscono e sparano, e se nello scontro muore Moro. Quindi, vedi che e lei scrive nel libro, e chi se la prende la responsabilità se muore Moro? Diceva nel libro, chi se la prende la responsabilità se muore Moro? Così è. Questo è tipicamente italiano come modo di fare. Insomma. Se non che, e qui dalla Chiesa sbaglia, dalla Chiesa si arrabbia molto, perché faceva pressione tutti i giorni. Tutto questo accadeva in un luogo che si chiama Forte Braschi. E che cos'è Forte Braschi? È la sede dei servizi segreti militari, che io non ho mai visto, perché il magistrato non ha rapporti con i servizi segreti militari. E allora a un certo punto chi era l'intermediario tra i militari che controllavano i soldati che stavano sotto e i politici? C'era un terzo politico che era un sottosegretario di Stato che si chiamava Nicola Lettieri, che a voi non dice niente, era di Salerno. Lo conosce, no? No, l'ho letto nel suo libro, era sottosegretario agli interni. Faceva parte del comitato di crisi. Però aveva un nome in codice, Aquila. Pure lui si faceva, perché non volevano farsi scoprire nelle loro magagne. Comunque sta di fatto che dalla Chiesa ha fatto un errore grave, che ne ha parlato con un giornalista, Pecorelli, che era della P2. Pecorelli però non gli ha detto dov'era la prigione, ha detto io so dov'è la prigione, così che mi ha impedito di fare. A questo punto è successo che così ha letto questo articolo di Pecorelli, il quale diceva che Cossiga sapeva dov'era la prigione, aveva impedito, eccetera, e da quel momento il destino di Moro e il destino di Pecorelli è stato segnato. Forse anche il destino di dalla Chiesa. Forse anche il destino di dalla Chiesa, ma insomma questo. Ecco. Allora il destino anche di dalla Chiesa. Sicuramente. Tanto è vero che nella sentenza dei giudici di Perugia per l'omicidio di Pecorelli, chi venne accusato dell'omicidio di Pecorelli? Questo Andreotti. Lo sappiamo, Andreotti. Ma sa che cosa successe nel processo? Non se lo ricordo questo. No. Che Andreotti venne condannato per l'omicidio a 23 anni, con una motivazione impeccabile. Questa sentenza venne impugnata in Cassazione, e la Cassazione, presieduta da chi? Carnevale. Da Carnevale, annullò la sentenza. Mentre c'era una motivazione perfetta che diceva che
il movente dell'omicidio di Pecorelli era perché Pecorelli aveva parlato della vicenda Moro. Sembra una cosa incredibile, però sono cose vere. Conclusione. Questo ufficiale mi raccontò che lui era entrato nell'appartamento sovrastante insieme ad Archimede. Archimede, poi ho detto, scusa, ma tu conoscevi un certo... Sì, perché questo ufficiale si faceva chiamare Sapienza. Allora l'uno ha descritto, mi sono fatti descrivere, e addirittura questo ha dato una perfetta descrizione fisica dell'accento sardo, perché l'Adu era, eccetera, e poi ha detto insieme abbiamo messo le telecamere nei lampioni che erano nell'edificio e nel lampione che era fuori, quindi siamo entrati nell'appartamento sovrastante dove siamo rimasti fino al 7 maggio, quando abbiamo avuto l'ordine da Cossiga ed Andreotti di abbandonare. Quindi, in sostanza, dal 20 marzo o comunque dal 20, nella peggiore delle ipotesi dal 20 aprile, le forze dell'ordine avevano la prigione di Moro sotto controllo. Chi era lì magari non sapeva che dentro ci fosse effettivamente Moro, ma insomma stavano controllando, cercavano di capire. Che c'era Moro, perché questo lo sapevano. Poi alla fine gli è stato fatto credere che Moro forse era stato portato altrove. E questa prigione era monitorata tramite registrazioni, tramite telecamere, quindi ci sarebbero state delle bobine anche, insomma tutto un po' di materiale di queste registrazioni. Che fine ha fatto questo materiale? Delle registrazioni. Il materiale è stato fatto sparire ovviamente, perché non hanno lasciato tracce di questa cosa, però loro hanno registrato tutto quello che avveniva sotto. Quindi pensate, Aldo Moro nelle mani delle Brigate Rosse, condannato a morte, mentre uomini dello Stato controllati da Cossiga e Andreotti stavano nell'appartamento sovrastante. E qui attenzione, quello che mi preme dire è che i militari volevano intervenire, perciò sono venuti da me arrabbiati, perché non dobbiamo fare di tutto erba un fascio, cioè dalla Chiesa voleva intervenire, ma c'era anche un nucleo della Polizia di Stato che era comandata da Pasquale Schiavone, che erano i NOX, Nucleo Operativo Speciale, e avrebbero dovuto fare un intervento congiunto in Ox, tant'è vero che ci fu una riunione verso il 18-19 aprile, forse 17 aprile, presso il Ministero della Difesa Marina, che era presieduta da Giovanni Torrisi, che era un ammiraglio iscritto alla loggia massonica P2. Propaganda 2. E chi andava presso questo Ministero della Difesa Marina a controllare? Licio Gelli. Quindi Licio Gelli, che poi l'ha detto a me che andava lì lui, con il nome di Luciani. Io sono andato a trovarla già dopo il libro. Sono andato, visto che è un testimone della storia, fammici parlare. E lui queste cose non ha confermato tutto il resto, certo. Aveva letto il primo libro. Però ha detto che lui andava a partecipare alle riunioni al Ministero della Difesa Marino, dove andava pure Cossiga. Quindi, allora, a tutto questo si aggiunge la confessione che ha fatto un americano che faceva parte del comitato di crisi, Steve Pizzenik. Che faceva parte dei servizi segreti americani? No, lui faceva parte della CIA e del Dipartimento di Stato, non dei servizi segreti italiani. Venne chiamato da Cossiga e lui venne il giorno dopo del sequestro di Aldo Moro. E abbiamo trovato dei documenti nascosti da Cossiga in cui questo dice, fa una relazione in cui dice dobbiamo neutralizzare la magistratura che non deve accertare proprio niente, lo dice B. Dobbiamo isolare la famiglia Moro per impedire che si metta in contatto con qualcuno per le Brigate Rosse, eccetera, eccetera. C.
dobbiamo disinformare la stampa giorno per giorno dando notizie false. Per fare che cosa? Per far credere che Moro è completamente drogato e non è affidabile. E bisogna dare una visione deformata della personalità di Aldo Moro. Queste relazioni scritte da Pizzenic, poi Pizzenic, su mia richiesta fatta a un giornalista francese, Emmanuel Amarà, ha fatto una completa confessione che io ho citato nel libro, sì, in cui ha detto: noi abbiamo, io, Cossiga e Andreotti, abbiamo manipolato tutta la gestione del sequestro Moro al fine di provocare l'uccisione di Aldo Moro. Questo sta scritto, non l'ha smentito nessuno. Ma lei ci crede a queste cose? No, no, ma può, anche se non ci credo, sono vere. Io ci ho messo 35 anni, non posso pensare che lei in 35 minuti ci possa credere. No, 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 ma... No, dico, questa è la verità. Siccome... Purtroppo Moro è stato vittima di un complotto politico, ordito da Cossiga, Andreotti, sicuramente, e con la partecipazione di Lettieri e di questi uomini dei servizi segreti di Gladio, che appartenevano alla loggia massonica Propaganda 2. Ecco, lei mi insegna che se anche abbiamo tutte queste evidenze, bisogna capire qual è il movente di questa, scelta. Giusto, no? I moventi erano molteplici, perché io devo dire la verità, interessati alla morte di Moro erano anche i servizi segreti dell'Unione Sovietica, il KGB. Perché? Perché Moro è stato pedinato per 4 mesi da un uomo del KGB che si chiama Fyodor Sergei Sokolov, che è arrivato a Roma alla fine di dicembre del 1977. Ha fatto finta di andare qualche giorno all'Università di Perugia, dopodiché ha cominciato, era iscritto all'Istituto di Storia del Risorgimento Italiano, borsista, un giovane di 28 anni, che però andava alle elezioni che venivano fatte da Aldo Moro, dove? Alla Sapienza, alla facoltà di Scienze Politiche, Moro insegnava diritto e procedura penale. A un certo punto Moro si è spaventato, perché questo tutti i giorni andava a parlare anche con gli studenti, diceva: ma quali sono i tragitti che fa Moro, questo e quell'altro, quali sono le residenze di Moro. Tant'è vero che Moro gli ha regalato, gli voleva dare l'invito per il 16 marzo, per la giornata dell'insediamento del governo Andreotti. E questo, anziché andare a ritirare l'invito, non c'è andato. Anzi, è partito per Mosca, poi è tornato 4 giorni dopo. Comunque, che cosa è successo? Quando è stato uccisa la scorta e quando è stato rapito Moro, sai che è successo? Che il braccio destro di Moro, che si chiama Franco Tritto, è andato a riferire questa cosa il pomeriggio del 16 marzo. Da chi è andato? Al Ministero dell'Interno. È andata da Cossiga, è andata proprio da quello che voleva la morte di Moro. E gli ha raccontato che Moro era terrorista, e questo l'ha tranquillizzato, ha detto: stai tranquillo, questo qui non è uno, mentre, attenzione, cioè Cossiga ha rassicurato Tritto sul fatto che questo era una persona, studente normale, non solo. Questa persona era pedinata dai servizi segreti italiani, cioè dagli uomini di Gladio. Questa era pedinata. Chi te l'ha detto? Ho trovato i documenti. Quindi io, che li ho allegati nel libro. Sì, 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 sì. L'hai visto, no? Sì, sì, ho letto, ci sono e i documenti. Quindi questo signore era pedinato durante i 3 mesi che lui pedinava Moro. I servizi segreti italiani pedinavano. Ma voi pensate che abbiano avvertito Moro di questo fatto che c'era? Dopo 20 anni abbiamo scoperto che questo era un colonnello del KGB, capo
delle operazioni speciali. E questa scoperta è stata resa possibile dal rinvenimento dell'archivio... Del dossier Mitrokhin. E allora è venuto fuori, poi c'è stata l'intervista fatta a questo signore da Giulietto Chiesa. Giulietto Chiesa l'ha chiamato e quello ha detto: io sì, sono io che pedinavo Moro, eccetera, eccetera. Poi ha capito che la cosa era troppo e l'ha interrotto, però ci ha fatto una lunga intervista che io ho pubblicato nell'altro libro. Sì, 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 sì. Nell'altro libro. Comunque sta di fatto, perché, e rispondo alla domanda sul movente. Allora, Moro aveva realizzato l'obiettivo del compromesso storico con il Partito Comunista, con Berlinguer. Allora, questo compromesso storico a chi non andava a genio? Non andava a genio prima di tutto gli americani, perché gli americani non avevano già detto a Moro che loro non volevano il compromesso. Ma gliel'avevano detto anche con le cattive. L'avevano detto anche in malo modo, minacciandolo di morte, quando lui è andato in America nel 1965-75, eccetera. Perché lui già aveva fatto un governo con i socialisti nel 1963. Il primo centro-sinistra. Che poi venne John Fitzgerald Kennedy a dare la sua benedizione a questo governo. E allora che cosa è successo? Torniamo al movente. Gli americani non potevano accettare che ci fosse qui un governo con la partecipazione dei comunisti. Non lo potevano, quindi... Tant'è vero che mandarono Pizzenek, ma non lo potevano, non lo accettavano nemmeno l'Unione Sovietica, perché in quel periodo Berlinguer era già in urto l'Unione Sovietica. Tant'è vero che lui aveva subito un attentato nel 73 da parte del KGB a Sofia. Però c'erano anche le ambizioni. Al terzo movente, io dico che al primo posto, c'erano le ambizioni personali di Cossiga e Andreotti, perché Moro era il candidato probabile alla presidenza della Repubblica. Moro era già stato candidato alla presidenza della Repubblica. E chi era stato eletto alla presidenza della Repubblica? Leone. Giovanni Leone. E chi l'aveva fatto eleggere alla presidenza della Repubblica? Licio Gelli. Perché controllava 105 parlamentari. Però adesso si prevedeva che Moro si sarebbe presentato e sarebbe stato sostenuto dal Partito Comunista, dai socialisti e da una parte della Democrazia Cristiana. Bene, per non farlo eleggere Presidente della Repubblica l'hanno fatto ammazzare. Quindi il movente che io vedo prevalente su tutti gli altri è il movente che Cossiga e Andreotti volevano eliminare un loro avversario politico. Quindi un movente tutto sommato basso rispetto alle cose. Lei ha letto Giulio Cesare di Shakespeare? Un po' di tempo fa. Allora, a un certo punto, dice Marcantonio, quali private ambizioni vi hanno spinto ad ammazzare il grande Cesare? Cioè, loro volevano far finta che volevano difendere la Repubblica. In realtà c'erano le private ambizioni. Ecco qui. C'erano le private ambizioni. Tanto è vero che chi è diventato Presidente della Repubblica dopo l'uccisione di Moro? Ma pare Pertini. Che è diventato Cossiga. Nell'85 Cossiga, sì. Certo. No, è diventato prima. Prima è diventato dell'80. Lui nel 92 era Presidente della Repubblica. Ah, dall'85 al 92. È rimasto fino al 92. Con i voti del Partito Comunista. Eh? Con i voti del Partito Comunista. Esatto, anche. Che lì hanno sbagliato, lì è stato un uomo coinvolto, perché lui ha avuto quasi ancora l'unanimità, perché lui ha fatto credere, e questo anche se lei non mi ha fatto ancora la domanda, alla linea della fermezza, questo è il certo grande equivoco di questa storia, è la linea della fermezza, sulla quale era d'accordo pure il Partito Comunista, ma la linea della fermezza, cioè del non cedimento al ricatto delle Brigate Rosse, poteva valere solo nel caso in cui la prigione non si conosceva, cioè se non si conosceva la prigione e le Brigate Rosse ricattavano lo Stato non poteva cedere al ricatto delle Brigate Rosse.
Ma se tu hai trovato la prigione e puoi intervenire mano militare per liberare Moro, tu devi intervenire, non c'entra la linea della fermezza. La fermezza si manifesta con l'intervento armato dello Stato che uccide le Brigate Rosse, questo è il punto. Quindi, allora, questa storia, che è la vera storia del sequestro Moro, premesso che le Brigate Rosse hanno fatto sicuramente loro la strage di Via Fani, l'omicidio eccetera, è questa qui. Purtroppo Moro è stato vittima di un complotto politico che è stato guidato da questi due signori, da Andreotti e da Cossiga, e con la partecipazione di uomini di Gladio, che erano poi uomini della P2, che avevano uffici tutti in Via Sicilia. Siete, ma gli uomini della P2 erano stati sistemati poco prima del sequestro Moro nei posti chiave, esatto. No? Erano stati sistemati nei posti chiave nel gennaio del 1978. Hanno fatto fuori altri uomini dei servizi segreti, hanno messo Santovito, che era della P2, Grassini, che era della P2, e poi tutti gli altri ufficiali che erano tutti quanti della P2. Quindi praticamente è stato un complotto politico che ha avuto delle ripercussioni, secondo me, che si proiettano fino ad oggi, che si proiettano fino ad oggi. È cambiata la storia del paese. Sì, perché se tu pensi che uomini politici che sono stati complici della morte di Aldo Moro poi diventano gli uomini principali, perché Andreotti è stato addirittura per 17 anni Presidente del Consiglio, Cossiga è stato Presidente del Consiglio e Presidente della Repubblica, e Gladio è esistita e ha continuato a operare sempre fino alle stragi di Capace di Via D'Amelio, sta dietro le stragi di Capace di Via D'Amelio, tanto è vero che il mio amico Salvatore Borsellino dice che è stata una strage di Stato, la strage di Via D'Amelio. Quindi la situazione è abbastanza grave, cioè nel senso che questa struttura esiste ancora e quindi si mette a disposizione dei politici, quelli che hanno gestito questa struttura erano uomini dei politici, governanti, che hanno voluto la morte di Moro e anche di qualche altro. In un primo momento hanno tentato di far ammazzare pure Rumor. Mariano Rumor è stato un obiettivo di Gladio, tanto è vero che chi l'ha ammazzato è stato un certo Gianfranco Bertoli, che era un gladiatore, ma prima di affidare l'incarico a Bertoli, che ha messo la bomba, l'avevano dato questo incarico a un altro terrorista nero che si chiama Stefano Delle Chiaie, il quale però ha detto tutto nel corso di una dichiarazione in Parlamento l'9 aprile del 1987, ha detto: da me è venuto il capitano La Bruna chiedendomi di ammazzare Rumor, perché al capo del governo doveva andare Andreotti, che era un uomo di grande valore. E lui questa cosa l'ha detta pari pari alla commissione parlamentare contro il terrorismo. Beh, sa che questa dichiarazione è scomparsa. Anche. Hanno segretato pure questa dichiarazione. Però io l'ho avuto lo stesso, perché me l'ha data l'avvocato di Stefano Delle Chiaie, Pino Pisauro. Quindi, come vedete, purtroppo conoscere la verità, che voleva? No, forse ci sono delle domande. Delle domande? Sì. Prego. Prego, se viene qui così la sentono tutti. Però dovrebbe avvicinarsi qua. Sì, prendi il... Come mai una persona come Cossiga è potuto diventare Presidente della Repubblica nonostante tutto ciò che lei scrive nel suo libro? Vabbè, ma all'epoca non si sapeva però questo, capito? Cossiga è diventato Presidente della Repubblica nel 1985 perché lui è riuscito a far credere al Parlamento, ed ha preso molti voti, quasi l'unanimità dei voti di sinistra, destra e centro, a far credere che lui aveva difeso lo Stato dal ricatto delle Brigate Rosse. Quindi lui ha sostenuto che lo Stato non poteva cedere
alle prepotenze, alle minacce delle Brigate Rosse, cosa su cui io ero d'accordo, se fosse stata vera quella che lui diceva, ma non era vero, perché lui poteva dire al generale della Chiesa va a liberare Moro, perché Moro può essere salvato con tranquillità. C'erano quattro brigatisti, di cui uno usciva sempre per andare a portare i comunicati, si chiamava Mario Moretti, un'altra era una donna e rimanevano due. I carabinieri avrebbero potuto fare e avrebbero potuto e voluto fare l'operazione, ma vennero bloccati. Quindi lui è stato eletto perché l'Italia ignorava queste cose. Ecco perché noi dobbiamo conoscere la storia che ci riguarda, capito? Altre domande? Perché le Brigate Rosse scelsero di rapire Moro e non qualcun altro? Perché le Brigate Rosse scelsero di rapire Moro e non qualcun altro? E non altri? Perché Moro era colui che aveva stipulato un accordo con il Partito Comunista, sicché loro che volevano un Partito Comunista rivoluzionario ritenevano che Moro fosse responsabile del tradimento del Partito Comunista, perché gli ideali, diciamo, dei giovani comunisti di allora erano quelli della rivoluzione, rivolta al Ma, tant'è vero che loro sono leninisti, quindi loro volevano, si definivano l'avanguardia cosciente politico-militare del partito armato che doveva guidare il popolo alla rivoluzione e alla dittatura del proletariato, capito? Hanno scelto Moro perché lui è riuscito a, diciamo, coinvolgere nella gestione del potere anche il Partito Comunista Italiano. Questa cosa non andava bene alle Brigate Rosse e quindi io poi ci ho parlato con i brigadisti anche di recente, prima della morte ho parlato con Prospero Gallinari. Loro volevano la rivoluzione armata, diceva che il comunismo si impone con la lotta armata. Altre domande? Perché gli Stati Uniti, alleati dell'Italia, non furono molto solleciti nell'intervenire quando fu rapito Moro? Come ha detto? Perché non intervennero con sollecitudine gli Stati Uniti quando fu rapito Moro? Cioè lei dice intervenire a favore di Moro o contro? A favore. A favore. E perché in verità la questione è molto complicata, perché gli Stati Uniti prima erano ostili a Moro, poi quando Moro è caduto un poco in disgrazia, perché lui non era nessuno, perché tant'è vero che era presidente della Democrazia Cristiana, una carica che non serviva a niente, era già stato isolato, e allora gli Stati Uniti sapevano della prigione di Moro, sapevano tutto, però a un certo punto hanno dato l'ordine a questo Pizzenik di tornare in America. Hanno detto: noi non vogliamo essere coinvolti. E c'è una bellissima dichiarazione di questo Pizzenik, il quale ha detto: quando ho capito che io, permetti che trovare questa dichiarazione, due parole, non per spiegare alla gentile allieva di questo istituto, Roncalli, brava, e facciamo un applauso a questa. Allora, dice questo, questo è un americano che si chiama Steve Pizzenik, mandato, ma no, non perché l'americano lo mandava, perché fu Cossiga a telefonare perché voleva la consulenza, ma allora disse: ciò che sospettavo e fu il motivo per cui ripartii anzitempo dall'Italia per tornare in America era che a Cossiga non interessava affatto tirar fuori Moro vivo. A quel tempo seppi che la mia presenza aveva l'unico scopo di legittimare ciò che stavano facendo e che io ero funzionale ai loro obiettivi. Mi riferisco a Francesco Cossiga e a Giulio Andreotti. Quindi gli americani, in questa storia, tutta questa responsabilità non ce l'hanno, perché a loro interessavano colpire le Brigate Rosse, cioè
quando Moro era molto potente lo consideravano pericoloso, ma avendo Andreotti lì come capo del governo loro si sentivano tranquilli, quindi loro hanno mantenuto una posizione di neutralità, hanno detto non date l'avallo e hanno richiamato questo Pizzenik, capito? Anzi, ti dirò di più, una cosa che non ho detto qui, che nell'appartamento di sopra, quello in cui era Moro, sai che c'erano? Insieme ai servizi segreti italiani c'erano i servizi segreti inglesi. Anche quelli chiamati da Cossiga, come io poi ho visto leggendo i documenti, per fare da copertura. Cioè Cossiga ha detto qua io devo creare una situazione per cui io devo apparire come uno che ha agito per conto terzi, ma non era così. E rispondo alla domanda. Il primo movente era che interessava a Cossiga e Andreotti far fuori Aldo Moro. Poi qualcuno mi dovrebbe chiedere del Partito Comunista, poi magari lasciamo a qualcuno, se qualcuno vuole sapere. Prego. Cioè che anche quel signore gli facciamo. Sì, dia la... No, diciamo una domanda, io vorrei una domanda e mezzo, ecco. Uno, perché, come mai, ecco, con un servizio così potente come il KGB, l'attentato a Berlinguer diciamo fallì, e poi per come mai Cossiga e Andreotti erano così accaniti per un ruolo che in Italia insomma è più marginale, quale il Presidente della Repubblica invece che il Presidente del Consiglio, insomma, ecco, queste due domande qui, ecco. Vabbè, la ringrazio molto per queste domande, ha fatto delle domande giuste. Una riguarda l'attentato a Berlinguer. Allora, dobbiamo ricordare che Enrico Berlinguer, che ho avuto il privilegio di conoscere, di cui sono diventato anche amico, perché? Perché l'ho interrogato, perché lui era stato oggetto di attacchi delle Brigate Rosse. Cioè le Brigate Rosse avevano tra i loro obiettivi i democristiani, ma anche i comunisti, tra cui Berlinguer. Allora, Berlinguer venne invitato da Todor Zhivkov a Sofia nel 1973 e lui andò. Quando Berlinguer si accorse che questo invito era pretestuoso e a un certo punto decise di lasciare Sofia e con una macchina guidata da un suo autista che era venuto apposta da Roma e con un dissidente bulgaro, loro si avviarono verso l'aeroporto. All'improvviso sbucò da una strada un autocarro che andò deliberatamente a sbattere contro la macchina di Berlinguer. L'urto fu così violento che morirono due persone, tra cui l'autista di Berlinguer. Quindi non è una cosa campanaria, solo che Berlinguer, quando ha subito questo grave attentato, siamo nel 1973, lui già aveva inventato che cosa? L'eurocomunismo, cioè voleva la terza via al comunismo. E allora ecco che è avvenuto che a un certo punto, e lui è diventato il nemico pubblico numero uno dell'Unione Sovietica, però quando è tornato in Italia, di questa cosa lui non ha voluto più parlare, capito? E si è saputo solo 20 anni dopo, nel 92-93, perché la moglie lo ha detto e perché lo ha riferito anche Macaluso, che era direttore dell'unità. Cioè Macaluso ha fatto un'intervista a Fasanella e Fasanella ha scritto questa cosa che io poi a Sofia, dove sono andato, ho avuto confermato. Questo episodio dell'attentato a Berlinguer fatto dal KGB è sicuro, quindi questo lo possiamo dare per storicamente accertato. Invece per quanto riguarda l'altra domanda, che era, mi pare che era... Come mai così accanimento volevo uccidere Moro per un posto, perché in Italia il presidente della Repubblica... Sì, allora questo è innanzitutto
È giusto, in parte giusto, però tenga presente che lo vediamo in questi ultimi tempi, il Presidente della Repubblica è diventato lui il premier, una specie di Presidente del Consiglio, perché non è che conto il Presidente del Consiglio, conto il Presidente, quindi dipende da come si fa il Presidente della Repubblica, perché il Presidente della Repubblica è vero che ha dei poteri che sono delimitati dall'articolo 87 della Costituzione, però può fare delle raccomandazioni, può dire facciamo una legge a tutela del lavoro, quindi facciamo una legge a favore della scuola. Allora dipende da come si fa il Presidente della Repubblica. Se può essere un Presidente della Repubblica che interviene per cercare di dare delle indicazioni al governo sulle leggi da fare, e allora diventa un Presidente primo. Quindi il Presidente della Repubblica con l'andare del tempo è diventato sempre più importante. Secondo, sia il presidente Cossiga che Andreotti, prima di diventare Presidente della Repubblica, sono stati spesso Presidenti del Consiglio. Tant'è vero che dopo la farsa delle dimissioni fatte da Cossiga nel 9 maggio del 1978, lui dopo alcuni mesi è diventato Presidente del Consiglio. Lui si è dimesso semplicemente per evitare di essere chiamato a rispondere di questa cosa. Quindi Andreotti è stato per ben 12 volte Presidente del Consiglio. E allora ecco che però tutti e due aspiravano a diventare Presidente della Repubblica e ad acquisire maggiori poteri, tanto è vero che lui in una delle... Io ho letto tre libri di confessione di Cossiga, che vi raccomando di leggere perché sono molto importanti, per le cose che lui confessa. Lui dice, io ero amico di Gelli, facevo questo, e poi a un certo punto lui dice che avrebbe voluto essere rieletto Presidente della Repubblica per fare delle riforme, passando da una Repubblica parlamentare a una Repubblica presidenziale, capito? Quindi al nostro amico che ha fatto queste due giuste domande rispondiamo che il Presidente della Repubblica ha assunto sempre di più un'importanza superiore a quella del Presidente del Consiglio. C'era un'altra domanda. Prego. Sì. Allora no, la deve fare attraverso cosa? No, non sento io. Sì, tocca vuole a fare me. Lei la domanda. Che non sì, intanto confido nella giustizia di Dio, visto che la giustizia umana è stata mancante con Andreotti e Cossiga. E poi volevo capire come è stato possibile sconfiggere le Brigate Rosse, visto che hanno avuto una discreta protezione dallo Stato italiano. Ma con le Brigate Rosse io per la verità hanno avuto una protezione, prima le hanno utilizzate come conveniva a loro, quando hanno esaurito il loro compito le hanno liquidate in che senso? Che io ho fatto i mandati di cattura contro i brigatisti rossi, io ho rinviato a giudizio per il caso Mori 50 brigatisti rossi, quindi diciamo che ormai non erano più funzionali alle esigenze del potere, perché il potere aveva ottenuto di strumentalizzare le Brigate Rosse per liberarsi di Moro. Questo ormai è pacifico, io l'ho scritto due volte, la prima volta nel 2008 e poi nel 2013. Ecco, non c'è da meravigliarsi, perché lo Stato, se vuole, può sconfiggere sia le Brigate Rosse che la mafia, se vuole. Se invece non vuole, è logico che non, capito? Quindi lo Stato è molto più potente. Prego. Io volevo farle una domanda un po' più personale, ovvero lei nel libro fa riferimento ad una fonte, forse anche più di una, che non ha testimoniato prima per paura, per la carriera e per la vita privata. Quindi dico, lei come giudice istruttore ha mai avuto di questi pensieri, nel senso ha mai avuto paura che prendere una direzione piuttosto che un'altra nelle indagini potesse in qualche modo compromettere la sua carriera e la sua vita? Beh, la carriera mia, io non ho fatto una grande carriera, perché in genere chi lavora molto non fa una carriera, come è successo a questo
non ho mai pensato alla mia carriera. In magistratura quelli che non lavorano spesso fanno carriera. E infatti Falcone e Borsellino non hanno fatto carriera, anzi hanno detto di Falcone che lui si era messa la bomba alla Daura per fare carriera. Alcuni spregevoli individui, sia dello Stato e sia della magistratura, hanno accusato Falcone di essersi messo 58 candelotti di esplosivo che invece dovevano scoppiare per fare carriera. Questo si è scritto tutto in una bella sentenza, la sentenza della Daura, in cui si parla di una falsa strage, perché un colonnello dei carabinieri, deponendo davanti alla corte, disse che quella bomba non poteva scoppiare. Invece, fatta la perizia, la bomba sarebbe esplosa e avrebbe ucciso le persone a 60 metri di distanza. Primo. Detto questo, io... ovviamente dicendo quelle cose che ho detto già ho messo nel conto che a me mi vorrebbero far fuori e mi faranno fuori, ma non mi importa proprio perché, ma senza perché voglio fare l'eroe, perché chiaramente io ho detto delle cose che non dovevo dire per questi uomini di potere e le ho dette quando erano vivi questi, perché già le ho dette nel 2008. Andreotti è morto. Anzi, è successo questo, che quando ho scritto questo libro, l'8 maggio è uscito, quel giorno che è successo è morto Andreotti. Tanto è vero che qualcuno ha detto, ma non è che è morto a causa del libro? No, ho detto Andreotti, ma non credo. E allora, beh, comunque, sta di fatto che mi ha invitato, cosa che non avevo mai accettato di fare, mi ha invitato Bruno Vespa, che io considero mio nemico, nemico nel senso che sta là al servizio dei politici. E allora io, insomma, comunque a un certo punto il mio editore mi ha voluto e sono andato lì dopo che è uscito quest'ultimo libro qua e c'erano 5 politici: Casini, De Michelis, Massimo Franco, Luigi Berlinguer, che non è Enrico Berlinguer, non è Enrico. E credo che ci fosse anche un'altra persona, che facevano tutti gli elogi di Andreotti. Poi ho detto, vediamo se mi chiede qualcosa pure a me questo qui. E infatti Bruno Vespa alla fine, quasi di malavoglia, io ho detto, guardi, che Andreotti sapeva dov'era la prigione di Moro, sapeva che Moro poteva essere salvato e non ha fatto... Io l'ho detto in 20 secondi prima che mi interrompesse e non ha fatto nulla, anzi ha impedito ai carabinieri del generale Dalla Chiesa di intervenire perché Dalla Chiesa è rimasto così. Ed è diventato per la verità un po' giallo perché lui è abbronzato, però è diventato un colore strano perché era tra il giallo e il... E ha detto, ma lei ha fatto la denuncia? Sì, ho fatto la denuncia. E infatti il procuratore della Repubblica, dopo il mio libro, ha riaperto l'indagine. Allora, a un certo punto, quando io ho raccolto tutte queste verità, mi sono chiesto, ma che devo fare? Faccio finta di niente o le scrivo? Ebbene, io ho considerato che sapere delle cose e non dirle è ancora più pericoloso. Allora ho detto, mo le scrivo tutte, le metto nell'ordine e... Io ci credevo a queste cose, perché non erano due persone. C'era un carabiniere, uno della finanza, uno della polizia, uno dell'esercito, un americano e altri ancora che non sto qui a indicare. Poi c'erano i documenti nascosti che io ho trovato. Quindi c'è una marea di prove. E allora ho detto, mi conviene dirle. E le ho scritte. Ora, è logico che mi possano fare guai, però lì dentro ci sono delle tracce che portano ai possibili autori, perché tutto quello che è successo è stato per volontà dei politici. Loro hanno utilizzato gli uomini di Gladio, capito? Fino a mo' abbiamo parlato di servizi deviati. Deviati di che? Loro, i servizi hanno agito per conto di questi uomini politici. E adesso dobbiamo stare attenti che altri uomini politici non facciano la stessa cosa. Però tengo presente un'altra cosa, che
per esempio, adesso le stragi, l'ultima strage quando c'è stata? Non è, quando c'è stata l'ultima strage? Il 23. Quella del 93? No, no. 1994. 94. La mancata strage dello stadio olimpico, dovevano morire 1000 persone. Chi è che è arrivato al potere nel 1994? Vabbè, Berlusconi. Ma attenzione, qui non è che dico queste cose, io le ho scritte nell'altro libro. Spatuzza ha detto che lui ha premuto il pulsante per far esplodere per ordine di Galatolo la bomba che era costituita da parecchie, però non è esplosa questa cosa, però la strage è stata comunque fatta, perché la strage è un reato di pericolo. E questo Galatolo ha detto che questo serviva per creare le condizioni per un nuovo governo. Io questo l'ho scritto, e quindi questa cosa che riguarda Berlusconi l'ho scritto nel libro, che non è questo, certo, che sarebbe la Repubblica delle stragi impunite. Questo per dire che non c'è soluzione di continuità tra la strage di Piazza Fontana e quello che si è verificato fino ad oggi, perché fino ad oggi le stragi hanno avuto un'influenza nella creazione di assetti politici diversi da quelli che volevano gli italiani, i democratici italiani. Altre domande? Le volevo chiedere quanto dobbiamo a Gladio e alla P2 quest'ultimo ventennio. La P2? E a Gladio quest'ultimo ventennio. Per quanto gli dobbiamo essere grati di quest'ultimo ventennio al Gladio e alla P2? Certamente la domanda è giusta. La P2 ha avuto una funzione essenziale nella strategia della tensione, perché chi comandava veramente in Italia e che controllava i terroristi e pure i mafiosi era Licio Gelli. Era Licio Gelli. Gladio era una loro creatura. Chi me l'ha detto? Me l'ha detto Gelli. Cioè, nella Gladio le persone venivano scelte da... Questo da una parte l'ha detto Gelli, dall'altro l'ha confermato Cossiga, che racconta un episodio di questo genere, e con questo concludiamo. Racconta l'episodio che a Fiumicino è arrivato un aereo che ha trasportato un ambasciatore americano. Quando è sceso l'ambasciatore, all'aeroporto erano arrivati, si trovavano sia Gelli che Cossiga. Che era ministro dell'interno. Che è successo? Che l'ambasciatore appena è scesa, la prima cosa che ha fatto, ha salutato da lontano così, questo lo racconto così, ha preso Gelli, l'ha abbracciato, l'ha baciato e l'ha fatto salire in macchina con lui. Questo lo racconta Cossiga nel suo libro. E lui ha detto, ho capito che Gelli era un uomo di una potenza straordinaria. E quindi... io sono diventato amico di Gelli. Lui ha detto, io sono diventato. Quindi anche se non era iscritto alla P2, così, era uno che prendeva ordini da Licio Gelli. Quindi tutti questi signori, Santovito, Maletti, Musumeci, che conoscevano la prigione, erano persone che informavano Gelli di tutto quello che accadeva e quindi anche della prigione di Moro, capito? C'è un'ultima domanda. Domanda. Volevo sapere, ma i militari facevano parte di Gladio? Come? I militari che facevano parte di Gladio, attualmente? Attualmente? Sì, dove sono? Cioè, che fine hanno fatto? Beh, ma fai una domanda, insomma, un poco... Allora, secondo questo... secondo questo gladiatore ufficiale che aveva livelli alti, Gladio, che era al servizio di Cossiga, era la Gladio G15, si chiamava, che era una parte
Ecco, questa parte di Gladio probabilmente è sopravvissuta, quindi chi ne faccia parte non lo so più perché quelli che ne facevano parte allora sono morti tutti quanti, cioè Santo Vito, Musumeci, anzi l'unico che è vivo ancora Maletti. È il generale Maletti che si trova dove? In Sudafrica. Nel Sudafrica. Bisognerebbe andare a... Io sono andato in Sudafrica, l'ho incontrato pure. Però quando gli ho fatto la terza domanda, ha preso, si è alzato e se n'è andato. Si dice, ma io non potevo fare niente là perché non ci sono andato come giudice, sono andato come persona che voleva sapere delle cose. Però lui non ha voluto collaborare. Ha detto solo, e questa è una cosa importante, che la strage di Piazza Fontana è stata fatta con esplosivo fornito dalla NATO. Non è mica una cosa di poco conto. Certo. Quindi, e siccome l'esplosivo non è stato fornito solo per la strage di Piazza Fontana, ma anche per la strage di Cavace di Via D'Amelio, quindi fino a mo', diciamo, quelli che hanno fatto le strage sono tutte persone che hanno utilizzato esplosivo della NATO. Del resto qui c'è anche un signore che è stato condannato, cioè giustamente fu condannato, poi è stato assolto, e che ha conosciuto da vicino Gladio, nel senso che è stato poi assolto dopo diversi anni. Una vittima, diciamo, di questo. Era una vittima della diciamo vittima di Gladio, perché che cosa faceva Gladio? Faceva un attentato, poi trovava delle persone che non c'entravano niente e li crocifiggeva e li faceva, trasformavano in vittime, in esecutori di stragi, come è successo poi a distanza di anni per quanto riguarda la strage di Via D'Amelio, quando è stato arrestato Scarantino, il quale ha dovuto confessare cose che non aveva fatto, eccetera, poi si è saputo dopo tanti anni. Quindi diciamo che la questione che ha posto il ragazzo è giusta, però diciamo, dobbiamo sempre sapere chi dei politici può continuare a fare uso di Gladio se esiste una struttura, perché questi agiscono non come corporazione, ma al servizio di uomini politici per disegni politici reazionari, conservatori. Va bene, grazie di tutto e ci vediamo.